Carissimi amici di Giovanni Paolo TV, mi trovate nella versione di GMG di Madrid. Era il 2011 e con il caldo che c'era in Spagna, eravamo in agosto, pensammo bene di fare queste belle felpe, belle spesse, ma quando qualcheduno aveva il coraggio di metterla, ci si vedeva anche da lontano, belle così. E me la sono rimessa perché siamo prossimi alla GMG di Lisbona, penisola iberica, ma che sarà preceduta dalla GMG proprio a San Paolo, sede di Giovanni Paolo II TV, sabato 19. Ci troveremo lì con i ragazzi della diocesi, delle nuove parrocchie, associazioni, movimenti. Dobbiamo convenire lì con la gioia di incontrarci. Sarà un momento anche per far incontrare i ragazzi più giovani. Cos'è la GMG? L'ultima in Europa, è stata fatta nel 16, quindi c'è di mezzo una generazione più di ragazzi. E poi vogliamo pregare insieme e vogliamo fare festa. E chi più è capace di far festa se non i giovani? E farla in questa parrocchia di giovani, nella palestra della parrocchia di San Paolo. E qua ci sono alcuni segni di questa GMG, la bandiera del Portogallo, stiamo andando verso Lisbona, il veliero perché da Lisbona sono partiti tanti giovani e tante persone a conoscere il mondo, purtroppo anche a conquistarlo a volte, ma anche a conoscerlo. E la GMG è una grande occasione perché i giovani del mondo possono incontrarsi, possono conoscersi. Ecco allora questa grande possibilità di cercare la pace. Vorrei ricordarvi, amici, che la prima GMG fu nel 1986 a Roma e io c'ero, questo dice anche la mia età. Ero a studiare a Roma, c'era Madre Teresa di Calcutta, il priore di Tese, c'era San Giovanni Paolo II, il quale nell'Angelus salutò poi noi giovani che eravamo là pregando per la pace, invitando a pregare per la pace, ad essere operatori di pace. E ci ricordò il messaggio della giornata della pace dell'85 che era i giovani e la pace camminano insieme. Pensate che profezia, pensate che compito, pensate quanto ne abbiamo ancora bisogno oggi. Vi saluto di cuore, ma vi assicuro che su questo tema, sul tema della GMG diocesana e su quello della penisola iberica, del Portogallo, noi ci troveremo altre volte, entrando proprio nel merito del messaggio. È bello che il Papa abbia affidato la GMG ad una ragazza giovane, come tanti giovani arriveranno a San Paolo e poi a Lisbona. Questa ragazza è Maria, la madre di Gesù, che giovane si alzò in fretta. Questo è lo slogan, una parola di speranza, di inizio, di risurrezione. Ne abbiamo bisogno tutti. Grazie, buona giornata, buona serata, buon tutto.